Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento. Oggi parleremo dell'autonomia. Innanzitutto, l'autonomia non riguarda solo il Trentino Alto Adige e solo l'Italia. Nel mondo ci sono più di 120 regioni autonome in oltre 40 paesi, in Europa, in Asia, in Russia, a nord e a sud del globo. In generale possiamo dire che l'autonomia è una maniera di gestire un territorio fatto di tradizioni diverse, dove magari si parlano lingue diverse, abitato da più culture, come il Friuli Venezia Giulia o il Trentino Alto Adige Sud Tirol in Italia, o il Kashmir in India, o le isole Åland in Finlandia. Infatti, ad essere autonome, sono spesso quelle regioni che si trovano al confine tra due o più stati, territori multietnici, multiculturali. A differenza di quel che si può pensare, infatti, una regione autonoma non è un luogo chiuso dove si difende chissà quale identità. Ma al contrario, bisogna immaginarlo come un luogo costruito attraverso il dialogo, il confronto tra gruppi linguistici o tra religioni, tra appartenenze culturali diverse. È per questo che gli stati concedono autonomia, perché hanno bisogno di più attenzione e di una maggiore libertà per gestire meglio le esigenze che quel posto richiede. Con la fine della Prima Guerra Mondiale, il Trentino Alto Adige Sud Tirol era stato annesso all'Italia. Nasce così la questione sudtirolese. La popolazione di lingua tedesca, separata dal Nord Tirolo dalla creazione del confine del Brennero, negli anni successivi è vittima della politica repressiva del regime fascista e l'italianizzazione forzata. È vietato parlare tedesco in pubblico, è vietato insegnarlo nelle scuole. Chi ha nomi e cognomi tedeschi è costretto a cambiarli. Anche a causa di questa feroce oppressione, alla fine della Seconda Guerra Mondiale la popolazione sudtirolese spera di essere riannessa all'Austria. L'ipotesi viene scartata dalle potenze che hanno vinto la guerra. Il confine rimane al Brennero e Italia e Austria trovano un accordo, quello che passa alla storia come l'accordo De Gasperi-Gruber, dai nomi di chi lo firmò a Parigi il 5 settembre 1946, i ministri degli esteri dei due paesi. In questo accordo si riconoscono i diritti dei sudtirolesi e si afferma la necessità di concedere l'autonomia a questo territorio di confine. Più tardi, l'Assemblea Costituente Italiana approva il primo statuto d'autonomia della regione Trentino Alto Adige. La popolazione sudtirolese non si sentiva abbastanza tutelata e accusava lo Stato italiano di aver tradito l'accordo De Gasperi-Gruber con la costituzione di una regione a maggioranza italiana. Questo spinse i sudtirolesi a chiedere che l'autonomia fosse data alla provincia e non alla regione. Insomma, che l'autonomia potesse essere gestita direttamente da Bolzano. Dopo scontri politici, sanguinosi attentati terroristici e molto lavoro per cercare di risolvere quella che era ormai chiamata la questione altoatesina, si arriva ad approvare un secondo statuto di autonomia che entra in vigore il 31 agosto del 1972. Durante gli anni 70 il Trentino Alto Adige Sud Tirol è impegnato a costruire questa seconda autonomia, ovvero a trasferire molte competenze dello Stato e della Regione alle province di Trento e Bolzano.
Con questa forte riorganizzazione la regione continua a esistere, ma con un ruolo più marginale rispetto a prima. L'articolo 116 della nostra Costituzione, approvata nel 1948, prevede 5 regioni a statuto speciale, tra cui il Trentino-Alto Adige-Sud Tirol. È il primo passo per adeguarsi dell'accordo internazionale De Gasperi-Gruber che abbiamo visto. Ma la Costituzione italiana dedica un articolo specifico all'autonomia, l'articolo 5. Uno dei principi fondamentali, quelli che non si possono modificare. In questo articolo si dice che la Repubblica Italiana riconosce e promuove le autonomie locali. Ciò significa che, a differenza dello Stato fascista, autoritario e accentratore, la Repubblica Italiana decide di sostenere l'autonomia politica dei territori. Ma perché questo? Perché l'autonomia è pensata come uno strumento per mettere in pratica i valori della Costituzione, come eguaglianza, libertà, nelle realtà locali. Bisogna però fare attenzione. Le regioni autonome non sono un potere contro lo Stato o che mette in pericolo la sua unità, ma anzi una possibilità di valorizzare la ricchezza culturale della società intera. La nostra autonomia ha delle caratteristiche particolari. È un accordo internazionale tra due stati, Italia ed Austria, firmato a Parigi insieme ai trattati di pace dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. È un'autonomia tripolare, cioè viene gestita su tre poli, la provincia di Bolzano, la provincia di Trento e la regione intera. Le due province sono autonome dalla regione e sono anche diverse tra di loro. Ad esempio, quella di Bolzano ha regole diverse da quella di Trento per quello che riguarda le minoranze linguistiche. Il nostro statuto di autonomia è l'unico ad oggi ad essere stato revisionato. Come abbiamo visto, infatti, nel 1972 c'è stato un forte spostamento verso le due province dei poteri che prima spettavano alla regione. C'è poi stata nel 2001 una ulteriore revisione dello statuto, che ha ancora di più accentuato i poteri delle province. Ciò nonostante, il quadro di riferimento è unitario e l'organo garante dell'autonomia provinciale resta nella cornice della regione. Un'altra caratteristica è la forte presenza di minoranze linguistiche. Oltre al gruppo linguistico italiano, c'è quello tedesco, soprattutto in Alto Adige, quello ladino in Alto Adige e in Trentino e altre comunità linguistiche meno numerose, Mocheni e Cimbri in Trentino. A questi gruppi linguistici sono riconosciute forme particolari di tutela. E così, ragazzi, anche per oggi abbiamo terminato. Io vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto al nostro prossimo appuntamento. Ciao!